Giovanni Memovia, come essere più determinati e costruire una forza di volontà d'acciaio? Se sei qui è perché a volte non riesci a portare a termine quello che inizi e vuoi capire come essere più costante nelle cose che fai per raggiungere i tuoi obiettivi. Anche se in realtà magari nella tua vita non lo sei. Te la ricordi la storia di Prova a prendermi, il film di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio? La storia dei due topolini che il padre racconta al figlio. Due topolini cadono in un secchio di panna, uno si arrende e affoga subito, l'altro si sbatte talmente tanto che nuota, trasforma la panna in burro e riesce a uscire dal secchio. Ecco, questa storia molto carina ci dà un messaggio sbagliatissimo: fai come il topolino, se nella vita vuoi raggiungere qualcosa, sbattiti, impegnati tantissimo, fai leva sulla tua forza di volontà, come su un tapirulan. Corri, corri, ma non vai da nessuna parte. Dimmi invece se ti piace questa come idea. Una volta per tutte prendiamo il controllo delle forze interiori che logorano, consumano la nostra forza di volontà. Non essere più una barchetta in balia delle correnti o dei venti. Bene, questo si ottiene solo prendendo il controllo delle tre forze interiori che dovranno tirare nella stessa direzione, trainarti attraverso l'oceano. La forza di volontà, secondo le ricerche, sembra essere associata a una laurea precoce, quindi ci si laurea 2 anni prima rispetto alla media, migliori condizioni di lavoro e una maggiore soddisfazione di vita, e addirittura perché questo tipo di volontà d'acciaio sembra ricorrere nei milionari di tutto il mondo. Non so se ti piace, a me piace molto, sarà perché di forza di volontà ne avevo poca e ho dovuto imparare tante cose. Voglio condividerle tutte con te in questo video e nei prossimi video, quindi iscriviti al canale e insieme diventeremo una flotta di navi che attraversano l'oceano dritte verso l'obiettivo. Piccolo appunto: cosa teniamo fuori da questo video? Frasi motivazionali, costruzione di obiettivi, tutte cose molto meccaniche che però tendono a portare al blocco. Ora facciamo un piccolo test. Da 1 a 10, quanto senti di essere una persona che pensa troppo prima di fare le cose? Quanto invece una persona che tende a lasciarsi trasportare delle emozioni? O una persona invece, sempre da 1 a 10, che fa senza pensarci troppo, fa e basta. Gli esseri umani si lasciano trainare in genere da due forze contrastanti più forti delle tre. Una rimane un po' più debole. Nel mio caso, per esempio, io penso troppo e tendo a fare troppo, a impegnarmi troppo nelle cose. Come identifichiamo questi tre tipi di persone? Quello della scrivania ordinata, quello del flipper e quello del risico. Facciamo una carrellata e se poi vuoi dei video specifici su ciascuno di questi tre aspetti, scrivimelo nei commenti e li farò nelle prossime settimane. Il primo tipo di persona è quello della scrivania ordinata. È una persona che ha paura di perdere il controllo o di non sapere qualcosa e quindi cosa fa? Pensa e sente, si emoziona, ma fa poco. Pensa tanto, organizza tanto lo studio, per esempio raccoglie tutti i materiali, li mette tutti, come dicevamo, in ordine sulla scrivania, però poi, anziché agire, si emoziona in funzione di quei materiali. Di solito, spiacevolmente, si fa venire l'ansia per la quantità di cose da fare. È come se non sapesse bene da dove iniziare. Ecco, vedi che inizia a rimbalzare tra penso e sento, penso e sento, e non agisce. Qual è la soluzione in questo caso? Smettere di pensare troppo. Fare immediatamente, senza pensarci su, senza raccogliere materiali, senza raccogliere informazioni. Fare e basta, in maniera acritica. È un esercizio che devi iniziare a fare. Quindi l'obiettivo è trasformarci dalla persona con la scrivania super pulita e ordinata, ma immobile, come se non ci stesse studiando nessuno, a quello con la scrivania disordinata che quando si alza la mattina fa e basta, e mano a mano che va avanti vede la scrivania che si riordina da sola perché vengono eliminate le cose già fatte. Il secondo tipo di persona l'abbiamo chiamato il flipper, è quella persona che ha paura di perdere valore o che il proprio valore non venga riconosciuto e quindi in questo caso si emoziona e fa senza pensare. Se sei così, tutto questo fare ti porta effettivamente avanti, ma è spinto soprattutto dalla paura, dalle emozioni spiacevoli.
una persona così generalmente molto ansiosa sente e fa, si muove in funzione dell'ansia o a causa dell'ansia e quindi non pensa a quale può essere la strada giusta. Nello studio sono quelle persone che raccolgono mille materiali e studiano un po' su tutti non sapendo bene quale è quello che verrà chiesto all'esame. Questo ti porta a sbatterti su mille metodi, materiali e soprattutto paure. Vai avanti, ti stanchi tantissimo, ma hai come la sensazione sempre che qualcosa manchi che non ti porterà a essere pronto o pronta alla prova. Come risolviamo in questo secondo caso? Stiamo attenti a riflettere, soprattutto con lentezza, a prenderci dei tempi lunghi per capire che cosa è bene fare e come, e ti suggerisco di scrivere molto, perché questo ti costringerà a rallentare e a mettere su carta i tuoi pensieri che generalmente filtri un po' a favore delle emozioni e del fare. Il terzo tipo di persona è quello che chiamiamo del risico. È quello fissato con la forza di volontà e il senso del dovere. È come dire: io devo prendere la Germania, uso tutti i carri armatini a mia disposizione per vincere la partita a risico. Fa tantissimo, pensa tantissimo, ma non si emoziona. In pratica non te la godi. Penso, devo, ho stabilito degli obiettivi e faccio tutto per arrivare al risultato. Oltretutto nel tempo mi giudico tantissimo, perché la mia prestazione, il mio fare, non è mai abbastanza secondo i miei standard elevatissimi. In questo caso il mio consiglio è di fare solo quando l'attività davvero ti piace, e per questo devi scoprire se quell'attività ti piace o se ti stai forzando. Ricorda che il cervello funziona meglio quando sente che sta imparando qualcosa di buono per sé, che si sta evolvendo, che sta crescendo. Se senti che quello che stai facendo o stai studiando ti mette alla prova e potrai dimostrare quanto ne sai. Ci sono delle belle ricerche del 2011 della McGonigal. Cosa dicono? Che la forza di volontà è regolata dall'area prefrontale del cervello, che è la stessa che regola l'attenzione e la presa di decisione, e che tutto questo consuma un sacco di energia ed è molto limitata. È come dire che se io perdo un sacco di tempo a prendere decisioni, fare scelte, a chiedermi troppi perché, questo diminuisce l'energia, è come se mi si scaricassero le pile della forza di volontà. Quindi per aumentare la mia capacità di andare avanti nonostante le difficoltà, devo risparmiare energie e tempo dedicato al pensiero e alla presa di decisione. Se riuscissimo a stare un'oretta in meno al giorno a pensare e utilizzassimo quell'ora per fare. È una cosa che abbiamo cercato di descrivere nel libro I tre mostri da uccidere all'esame, nel capitolo del giullare. Guarda, ora che sai di queste tre forze, di quante energie consumano nella nostra giornata, sta a te. Puoi avere i metodi, le strategie, le tecniche migliori del mondo, ma se poi finisci la benzina o ti lasci trainare da una delle tre forze, rimandi gli esami, non ce la fai a finire in tempo, ti demotivi, ti ansi oppure ti sbatti ma non vai da nessuna parte. Insomma, ti complichi la vita come il nostro topolino e ti ritrovi a finire le energie e non sai nemmeno perché. Il bello è che ora gli strumenti, se fai quello che abbiamo detto, non solo questo ti regalerà una forza di volontà veramente infrangibile, ma anche inconsapevole, come un cuore che batte. Ma questo avviene solo se riconosci che dentro di te ci sono delle forze inconsapevoli che, se le indirizzi bene, ti vogliono portare alla meta. Devi avere fiducia in queste forze. Se ti è piaciuto il video, metti un like, un cuoricino, condividilo con una persona che ne ha bisogno in questo momento e scrivimi qui sotto nei commenti che cosa ne pensi di quello che abbiamo detto. Ma soprattutto mi piacerebbe sapere quale delle tre forze senti che in questo momento ti sta rallentando. Io ti rispondo sempre, e per questo iscriviti al canale e fai clic sulla campanella, perché ci saranno tanti video su questo argomento e sugli argomenti che mi chiederai qui sotto nei commenti. Mentre ti iscrivi, io continuo a studiare. Ci vediamo qui molto presto.